dal Teatro Nuovo di Milano, il nostro benvenuto su Teatro Online a Gio Ontario. Buonasera. Che è qui ha la parte di Elvis negli ultimi, sì, esatto, negli ultimi anni della sua vita. Sì, esatto. Allora, perché Elvis rimarrà sempre nel mito? Ma per me, io credo che Elvis Presley aveva una musica che è modernissima, Suspicious Minds, che viene registrata nel 69, se l'ascolti oggi sembra fatta la settimana scorsa, una musica molto orecchiabile, molto moderna, ancora tutt'oggi, I think. Quanto è stato difficile calarsi nei suoi panni? Beh, io cresco a Toronto, ero lì già quando avevo un anno, quindi Elvis Presley, come dire, è nato insieme a me, quindi io sono un cantautore, però quando faccio Elvis Presley lo trovo, come dire, inside of me, sono cresciuto insieme. Elvis Presley è stato il mio compagno di viaggio per tutta la vita, quindi non l'ho incontrato e poi fatto, l'ho sempre cantato da bambino, insomma, è questa. C'è qualche canzone a cui sei particolarmente affezionato? Le canzoni di Elvis sono circa 750, ma sono tantissime. Forse The Sound of Your Cry, che è una canzone strappalacrime, molto bella d'amore, molto bella del 70, molto bella sicuro. Quale fu il prezzo che Elvis dovette pagare per il suo successo? La solitudine è sicuramente the stardom, come si dice, il fatto di essere molto famoso, lo diciamo anche nel nostro musical. È troppo successo, credo. Poi lui ha perso la mamma, lui era molto attaccato alla mamma. Da quel momento in poi Elvis non è stato più Elvis Presley. Ok, allora, ricordando che sarete anche al Teatro Ariston di Sanremo il 27 sì. ottobre, sì, esatto. All'Alfieri di Torino dal 7 al 12 novembre, sì. Al Teatro Team di Bari il 1 marzo 2018, al Teatro Europa di Aprilia il 3 marzo 2018 e al Teatro Brancaccio di Roma dal 6 all'11 marzo 2018. Sì. In chiusura dell'intervista io ti chiederei di invitare il pubblico a venire a vedere lo spettacolo. Venite a vedere lo spettacolo. Non funziona così. No, è davvero una cosa molto emozionale. Maurizio Colombi ha fatto un lavoro incredibile, il cast, 20 performers, musica dal vivo, quindi ricordiamo anche storicamente Elvis Presley in tutti i minimi particolari. Venite, perché è una cosa che vi rimarrà impressa, sicuramente. Love you. Grazie, Joe. Thank you.